Vediamo, non riesco a capire se c'è qualcuno che mi parla di spaghetti. Parlaci tu, perché io con Giovanni non ci voglio parlare. Mi devi parlare tu, perché non ne posso più, non sono un supporto. Ma chi è quello? E perché state parlando male di me soprattutto? Ilaria, pur io capendo perfettamente quello che stai dicendo, beh, ti capisco veramente, ma proprio... Ma è sparito, ma era un gatto. Che cosa? Ma parli col gatto, Ilaria? Via, lo nasconde. Ma tra l'altro volava questo gatto. Un gatto volante? Che succede? Ilaria, ma... Stiamo anche preparando il gatto in tutto ciò, in cucina. Chi è lui? Allora, stavo parlando con il mio avvocato riguardo alcune questioni sociali, insomma. Tipo la gestione di Giovanni Rossi? Hai sentito Giovanni Rossi? No, ho sentito Giovanni, non so, magari stai parlando di un altro, però. Però qui di anche... No, infatti, un'altra persona. Quindi Giovanni problematici, io ne vedo solo uno, quindi... Allora, io chiedo solidarietà al 338 60 10 112, perché magari qualcuno mi potrebbe supportare, visto che sono tra due fuochi oggi. Allora, Ilaria, io stavo giusto dicendo che avevo voglia di spaghetti, per favore. Oh, bene, però intanto volevo... presentare il mio avvocato, così almeno è liberato dal... E non è solo, ecco. E anche con Susanna, che è la mia ghostwriter. Ciao, Susanna, ciao. Ciao Susanna, un piacere. Reggi gatto anche. Sì, che almeno liberiamo entrambe da questo... siparietto. Ok, perché infatti poi... Ciao avvocato, ti capisco. Anche poi ci saranno Giovanni. Alcune novità, quando sarà il momento ce le dirai. Però arriviamo agli spaghetti, perché io so che tu ti stai specializzando anche in spaghetti, diciamo, non tradizionali, giusto? Infatti, stanotte San Silvestro ti ha mandato un po' di video di spaghetti che ho fatto, esatto, nell'ultimo periodo. San Silvestro per il gatto. Ma dai, grazie per la precisazione, Giovanni, non c'ero arrivata. No, perché non era così immediato, magari, vabbè. Cioè, non per te magari. Guarda queste belle fettuccine, ma di cosa sono fatte? Di verdura? Scusa. Allora, queste sono versioni diverse che ho fatto con... Queste con il daikon. Okay. E per cui ho ricreato questi noodles, okay, marinandoli, mettendoli prima inizialmente sotto sale e poi dopo li sciacqui e li condisci con della marinatura, con salsa di soia, peperoncino. Ok, invece questi altri? Sembrano veramente... Questi qui invece sono di sedano rapa. Ma non ci posso credere, come fai a dargli quella forma? Allora, lo strumento di precisione, nonché potremmo definire domotica. Sì, è quello che hai tra le mani adesso, la regia ce lo favorisce. Guarda che questo strumento di tortura. Ok, eccolo. Dove viene inserito la verdura qua e poi girando su se stesso crea gli spaghetti. Ah, vabbè, ma geniale. Posso dire che non li avevo mai visti? Per me è una novità assoluta. Sì, anch'io non avevo mai visto i spaghetti fatti con verdure piuttosto che... Invece veramente... quest'altro, adesso la regia ce ne mostra un terzo, cosa sono? Invece questi sono fatti con gli asparagi e sono fatti semplicemente con un pelacarote dentato. Ma dai, ok. E poi... Ah, dentato, vedi, certo. E poi il condimento, sì. Scusa, come avviene? Nel senso che puoi sbizzarrirti un po' con i vari sughetti? Allora, diciamo che il motivo per cui si va a preparare uno spaghetto con la verdura è perché, illudendo lo sguardo con questa forma, la sera ti può concedere un piatto di spaghetti enorme, mantenendo comunque basse calorie, molte fibre e comunque andando a dare al corpo alimenti che lo rendono basico, perché le verdure ovviamente servono a questo, oltre a darci le fibre, tantissimi nutrienti. Ok, quindi insomma è anche un modo per stare light. Sì, esatto. E comunque diciamo con un bello spirito, perché... Perché sembra pasta, cioè dici, guarda, mi sto mangiato il carboidrato, mi sono fatta un bel carboidrato. Nel frattempo, scusate l'intromissione, fortunatamente mi scrive nonna Franca che dice, Gio, sei in buone mani, ci sono le nonne a supportarti. Grazie nonna Franca, meno male. Siamo 2-1, ecco. Se ce ne sono altre, prego, scrivete.
Tu hai un preferito, Ilaria, tra questi tipi di spaghetti realizzati con verdure? Ma senti, allora, sono tutti buoni, dipende dal tipo di abbinamento che gli è a fare. Tipo il seno rapa, io l'ho abbinato sia a una crema di mandorle, sia alla bottarga, perché ovviamente il sedano e bottarga sono due sapori che si trovano anche nella tradizione culinaria italiana, proprio di abbinamento. Sì, che il sedano rapa, in questo caso con il sapore fatto con lo spaghetto sopra grattugiatina di bottarga, diventa uno spaghetto fantastico. Carino. Ricordiamo che il daikon è una sorta di radice, non è un elettrodomestico. Radice, ecco. Sì, pensavi al daikon. Sì. Mi venivano in mente delle cose strane, quindi no, è la radice. Sbaglio, ne avevamo già parlato, no, di questa radice, Ilaria, corretto? No, io non me la ricordo. Sì, sì, ne avevamo fatto qualche cos'altro, forse in un'altra puntata. Sì, io mi ricordo. Ma ora non mi ricordo, perché parliamo talmente di tante cose che ora non focalizzo quando ne avevamo parlato. Io comunque me lo ricordo. Comunque, invece, tornando agli asparagi, quello fatto con il pelacarote dentato, gli asparagi basta che li abbini, per esempio, a una spolverata di buccia di limone, che li abbini al pesce, anche delle uova strapazzate, diventa anche quello un bel piatto con un sapore molto equilibrato, insomma, per cui l'importante è capire con quali ingredienti abbinarli. Devo dire che mi è venuta anche Ilaria, un po' di acquolina. Ilaria, mi hai convinto, esatto. Sì, mi hai convinto, è una bella idea, brava, brava. Benissimo, benissimo, meno Ottimo. Male che c'era l'avogatto. Allora, io aspetto, come lei a cena e a pranzo, no. No, ok, perfetto. Cioè, l'invito non è esteso, va bene. Non è esteso. Io verrò sicuramente, ho proprio voglia di farmi un bel girettino. Va bene, allora, noi ringraziamo Ilaria Moretti, io continuo ad essere molto gentile e cordiale. Potrei fare come Ilari Blasi, che decide, quando la linea la do e parlate, lo decido io. Sì, ma qui è una co-conduzione, quindi Ilaria, stai tranquilla. Non verrai assolutamente ammutolita da nessuno. Grazie per gli spaghetti, grazie. Ciao Ilaria, grazie, Miss Positive. A presto. Ciao ciao. Ciao. Salutaci.